I miei nonni sono stati fondamentali, ne ho conosciuto soltanto tre. Un mio nonno materno era già morto quando io sono nato, ma devo dire che la loro dedizione, la loro fede, il loro amore che hanno mostrato sempre per me, più i miei fratelli, i cugini, eccetera, ho trovato sempre una cosa edificante e penso ancora ogni giorno. Sono fondamentali perché se no l'albero non cresce, non si alza sopra la terra. Ho conosciuto solo una nonna e basta. Però ho visto mio padre che faceva da nonno ed è stato un grande esempio e uno stimolo ai suoi nipotini, anche nell'amare la vita, nell'amare la Chiesa, nell'amare i sacerdoti. Per me è stata molto importante la presenza di persone anziane nella mia vita e nella mia formazione, perché ho incontrato persone capaci di trasformare la loro esperienza in sogno, cioè riuscivano a immaginare il mondo alla luce di quello che avevano vissuto. E questo ha fatto sì che io potessi maturare anche delle visioni, dei desideri, cioè di guardare al futuro, di provare a costruire un mondo migliore. E questo che in fondo il Papa desidera per tutte le persone, gli anziani sono una miniera, una risorsa incredibile di energia.